Non è buona, raga, non provatela assolutamente, cioè, hai ragione. E poi Ottima ti tecnica. arrabbi e dici è finita perché la ordinano, Hai tu ragione, ne parlo dici troppo spesso. parli troppo. Bene, un nuovo video Con Veronica oggi. amici, benvenuti in questo nuovo video insieme a Veronique. Veronica, esatto. Come potete capire, abbiamo fatto la spesa da coro Secondo me non e si capiva. non si capiva, non No, si capiva. era difficile da Allora, capire. amici, sono arrivate una marea di cose nuove. Come sapete, io ogni mese vi tengo aggiornati sui nuovi prodotti di coro o comunque su quei prodotti che ancora io non ho provato e che quindi per me sono nuovi e quindi quando li assaggio dico sono dei prodotti fantastici nuovi. Non so se si è capito. Oggi vi facciamo vedere un paio di cose. Tra l'altro alcuni sono già Ma smangiucchiati. scusa, l'avevo messo dietro per non farlo vedere, cioè, non lo so. Non hanno fatto neanche in tempo a fare il video questa crema di arachidi buonissima, raga. Questa è una crema di arachidi tostate con sale, quindi pazzesca. Allora, da dove partiamo? Perché ci sono alcune cosine che non abbiamo mai fatto vedere. Però prima di tutto, visto che alcuni non sanno chi è Coro, anche se è difficile non saperlo se giri sui social, è un'azienda tedesca che manda a casa una marea di prodotti 100% vegetali, quindi materie prime come ad esempio i legumi, abbiamo l'olio, vedete qui c'è anche l'olio, che questo è quello di semi, se non sbaglio, di girasole, abbiamo il topping per la pasta che è una Stai sorta di... spoilerando tutto. Hai ragione. Allora, Coro è un'azienda che manda a casa un sacco di prodotti buonissimi vegetali e che potete fare la spesa anche voi. Prima di farvi l'elenco, però, qui sotto in descrizione trovate il link per fare la spesa con un codice sconto. Quindi cliccando su quel link e se in fase d'acquisto inserirete il codice vegano imbruttito, otterrete uno sconto su tutta la spesa. Abbiamo il latte, le creme per le colazioni, l'olio, di tutto di più. Quindi trovate veramente tutto. Da cosa partiamo? Perché abbiamo un sacco di cose. Partiamo dai nostri must have, Ok, che sono le direi le creme. creme, assolutamente sì. Dovete sapere che noi facciamo veramente un sacco di colazioni particolari, non particolari nel senso che non le Particolari. fa nessuno, particolari nel senso che facciamo spesso i pancake, il porridge, poi cos'è che facciamo il chia Chia padding, pudding, tante cose con cui. dove le creme stanno Sì. benissimo. Ad esempio, qual è la tua crema preferita? Io già ce l'ho sott'occhio. Allora, prima era la crunchy tipo Nutella, però Che è questa adesso. che state vedendo qui, che è veramente fuori di testa, che però questo mese non abbiamo trovato disponibile su Coro, o sì? No, sì, ero io che volevo cambiare un Ok. pochettino perché ho fatto tipo indigestione, ne avrò mangiati tipo 40 Sì, in un esatto. mese. Faceva anche Adesso. i rigatoni con la Sì, con crema la crema di di... Nutella. Esatto. Adesso, come si può notare dal fatto che è vuoto, Totalmente finita. è il burro d'arachidi quello salato, però. Che è questo che vedete qui, che comunque vi metto una grafica qui a fianco perché immagino che da lì sia difficile capire i prodotti. Quindi dici questo tu. Io Io so già qual è invece, il tuo perché. io mantengo la mia linea perché io sono coerente con me Vabbè. stesso e nei confronti di Noioso. noioso, se può essere. Comunque questa crema al 100% di pistacchi. 100% raga, cioè non c'è niente, non c'è latte dentro, non c'è latte vegetale, non c'è zucchero, non ci sono conservanti. Pistacchi tritati, resi a crema e conficcati qua dentro. Allora, questa è una Però crema. c'era anche quella salata che ti piaceva che non abbiamo trovato questo mese, che è identica ma ha un po' di sale. Sì, questa è più buona. Questa Sempre questa, è la tua. è È più sempre buona. sul tuo podio. Soprattutto allora, Veronica è la regina del chia pudding. Allora mi fa un chia pudding che è fuori di testa. Questa nel chia pudding, Ma non è che nel chia pudding, tu lo metti sui pancake, nel chia pudding, sì, ma nel ovunque chia pudding questo ha un valore quadruplo, lo metti. Va bene. incredibile, cioè la bontà di questa crema, che tra l'altro abbiamo imparato a fare il chia pudding proprio grazie a Coro, perché in Sì. realtà prima compravamo lo yogurt greco, vegano ovviamente, al natura sì, e spendevamo tra i 3 e i 4 euro a yogurt praticamente e ci facevamo una colazione perché quello yogurt lo dividevamo in due. Adesso su Coro, siccome hanno inserito anche i semi di chia e ce li mandano, è tipo un pacco così, questo è pepe nero, però ci mandano a casa, ce l'abbiamo i semi di chia da far È vedere? aperto, sì, non l'ho messo perché era brutto Forse da era qua. vedere. Perché potete vedere, noi di Coro,
siccome ci mandano questi pacchi enormi, cioè questo è tipo 2 kg, questi sono esattamente 2 kg di semi tritati e noi li usiamo nelle colazioni, facciamo veramente un sacco di anche cose. Anche le insalate. Anche le insalate buonissime, con i pomodori, con un po' di olio e tutti i semi tritati, sì, buonissimi. E ci hanno mandato anche i semi di chia, e questo è 1 kg di semi di chia, praticamente ci fai 826 chia pudding praticamente. Ho 826, ho fatto non, il calcolo, non ne uno meno. Quindi, come potete vedere, non è che facciamo solo la marchettina a Coro perché ci mandano i prodotti, li usiamo davvero. E questo è 1 kg di semi di chia e ci stiamo trovando veramente tanto tanto bene. Ma questo video non è dedicato ai semi di chia. Continuando sempre con le creme, questa crema al pistacchio al 100% è la mia preferita, ma per chi magari è un po' più goloso, per chi magari vuole un prodotto che è un po' più simile ai prodotti da supermercato, quindi magari con lo zucchero, eccetera, Coro ha fatto proprio una crema di pistacchi che è molto molto più cremosa, un po' sembra più... quasi che ci sia il latte dentro, perché brava, è molto cremosa, un po' lattiginosa. E infatti stavo leggendo adesso gli ingredienti: 60% di pistacchi, zucchero e olio extravergine di oliva e sale. Quindi secondo me questo fatto che sia molto più densa e sembra un po' la crema che trovi nelle brioche vegane, quelle buone. Sì, quella un po' da pasticceria. Infatti secondo me questa è, da pasticceria, è perfetta per, sì, ma anche per fare tipo delle torte, dei dolcetti. Vero. Se vengono soprattutto amici onnivori, con questa li freghi. Con questa li freghi ed è veramente buonissima. Io che ho iniziato a eliminare lo zucchero, perlomeno quando esco fuori casa, ovviamente lo zucchero ovunque, quindi lo mangio comunque, non sto dicendo che non mangio più zucchero, però nei prodotti vari o comunque nelle materie prime cerco sempre di evitarlo, quindi preferisco nettamente questa. Ma vi suggerisco, per voi che magari non avete ancora tolto lo zucchero, non vi va di toglierlo perché vi piace, semplicemente lo volete mantenere, questa è fuori di testa. Poi, altra cosa utile, soprattutto per fare il chia pudding, perché ti serve il latte. Ecco, bravissima. E questo, tra l'altro, è Barista Edition. Beh, per fare i pancake è molto più semplice perché lega meglio, secondo me. È vero, me. Però... è vero. Bene, poi andiamo poi, avanti. Tornando alle colazioni, sì, new entry, la farina di teff. Ah, vero. Perché prima facevamo i pancake con la farina d'avena, invece adesso stiamo usando questa qua di teff bio. Tra l'altro ha anche un sacco di fibre, che comunque non è male. Ecco, questa è una tipologia di farina che secondo me bisognerebbe iniziare ad integrare. E noi abbiamo integrato proprio perché grazie a Coro l'abbiamo scoperta. Perché al supermercato forse non si vede proprio. Ma credo... beh, magari ne tipo natura sì, così, ma non ci ho mai fatto prossimo caso. Prossimo va al Lidl, non è che trova la farina di teff. Poi, altra cosa importante che abbiamo sostituito dalla spesa che facciamo, perché già ci arriva con Coro, i legumi, raga. Cioè, i legumi, falli vedere tu questa volta. Allora, abbiamo i fagioli cannellini. Molto buoni. Poi, questi sono i piselli, perché poi è scritto in tedesco, quindi mi... scritto in tedesco, però sto imparando il tedesco grazie a Coro. Questa cosa è molto i positiva. I piselli e lenticchie scure, quelle classiche. Buone. Andiamo avanti. Che cosa abbiamo? Oh, c'è questo che è una super novità, ecco, che in realtà non abbiamo ancora provato. Che cos'è? Che è il grattugiato vegano con le mandorle. No. Madonna. Sì, mandorle. Mandorle, sale e lievito alimentare praticamente. Cioè praticamente anche questo è un 500 prodotto... 500 grammi, quindi qua belle lasagnone ci facciamo. 0,5 kg di formaggio grattugiato di mandorle biologico. Poi per stare in abbinato, ecco, vero, le lasagne adesso. Quindi queste sono le quelle, se non mi ricordo male, sì, quelle metà farina di lenticchie e metà farina di mais, quindi 50-50. Quindi sono senza glutine. Sì. E tra l'altro la figata è che non vanno bollite, cioè le metti direttamente nella teglia. Cioè... altra cosa che serve per la lasagna, ma per tutte, ma per tantissime altre preparazioni, l'olio. È l'olio. Che... e questo è quello per friggere, quello per friggere di girasole. Però c'è anche quello di oliva. Sì, c'è anche quello d'oliva. Ma non è finita, perché tra l'altro questo è un prodottino che hai deciso di prendere tu tempo fa. Per colpa di Bali, ecco, in realtà. Ecco, spiegaci che cos'è innanzitutto. Che è l'olio di cocco. Cosa te ne fai di questa roba qua? Adesso vabbè, è sciolto perché fa caldo, però di solito è tipo solido, si scioglie in padella.
E a Bali usavano per fare pancake al posto dell'olio d'oliva l'olio di berberuzzo o cocco per qualsiasi cosa. E è molto più buono, cioè dà quel saporino dolcino in più che l'olio d'oliva ovviamente non ha. E soprattutto se ti piace il cocco, con questo veramente ci fai di tutto di più. Cioè lo puoi usare veramente in padella per qualsiasi cosa, anche per saltarci le verdure. Coro è veramente una realtà che ci piace molto, che supporteremo finché continueremo a collaborare e anche dopo, perché questi prodotti sono veramente molto utili per la vita di tutti i giorni. Quindi fatevi un giro sullo shop, ci sono utensili, padelle, estrattori, ci sono oggetti per fare addirittura il cappuccino in casa, cioè ci sono delle cose molto particolari. Non solo, ci sono anche i mezzi cocchi per usarli come ciotole al mattino, per farci bellissimo. La colazione, noi ne abbiamo alcune di là. C'è anche l'essiccatore. C'è anche l'essiccatore che poi per farvi tutti i cibi essiccati, quindi non cucinati oltre una certa temperatura. Andatevi a fare un giro sullo shop perché ne vale veramente la pena. Usate però il link che trovate qui sotto in descrizione, così supporterete anche il nostro lavoro di divulgazione di questi prodotti magnifici. Bene, Veronique, vuoi dire qualcos'altro? Ho parlato troppo forse? Sono stati un po' lunghi, sì. Beh, però ne valeva la pena, un sacco di cose nuove. Cioè. Bene, amici, io non so più che altro dirvi. Noi ovviamente ci vediamo in un prossimo video, settimana prossima o quella dopo ancora, sapete che io ogni settimana pubblico un video diverso ogni volta, quindi salutiamo a casa, viva Coro, viva tutti coloro che useranno il codice qui sotto in descrizione, faranno la spesa. E la cosa figa, giusto per chiudere, è che sono prodotti veramente di valore perché hanno una lista di ingredienti ottima, sono buoni e quindi... provate la crema al pistacchio. E mi fate... Guarda che poi se la provano finisce per te. Ah, no, non provatela, non è buona, raga, non provatela assolutamente, c'hai ragione. Ottima tecnica. Ti arrabbi e dici è finita perché la ordinano. Hai ragione, ne parlo troppo spesso. Parli troppo della crema. Lasciate perdere la crema al pistacchio, buone le altre, questa no. No. Amici, al prossimo video. Saluto, saluto.